Gossip: Fabrizio Corona ha lasciato la fidanzata per Belen? L'annuncio a Mattino 5. Colpo di scena nella storia che vede protagonisti Cancelletto Fabrizio Corona, da poco uscito dal carcere, e Silvia Provvedi, la fidanzata cantante che attendeva con trepidazione il suo ritorno alla libertà. E che in questi anni è stata sempre al suo fianco nonostante le mille difficoltà. Fabrizio e Silvia in questi mesi post-scarcerazione si erano ritrovati e pare che avessero intenzioni serie di mettere su famiglia assieme. È finita tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. Era stata proprio la bella Silvia Provvedi in una serie di interviste a svelare che Fabrizio Corona le aveva chiesto di sposarlo. Anche se lì in un primo momento aveva rifiutato la proposta di nozze, convinta del fatto che bisognasse procedere a piccoli passi. Le ultime di gossip di queste ore, però, rivelano che tra Silvia e Fabrizio non ci sarà più alcun matrimonio. Oggi nel corso della diretta di Mattino 5 condotto da Federica Panicucci è stato rivelato che i due si sono lasciati definitivamente. Silvia ha già fatto le valigie ed ha abbandonato la casa di Fabrizio a Milano per tornare di nuovo a Modena, dove tornerà a vivere con la sua mamma. Nei giorni scorsi sua sorella si è recata a casa di Fabrizio per ritirare gli ultimi effetti personali di Silvia, che a quanto pare ha deciso di mettere definitivamente la parola fine a questa relazione. Incontro segreto tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez. Ma cos'è successo nel dettaglio? Qual è il motivo per il quale Fabrizio e Silvia si sono detti addio da un giorno all'altro? I ben informati rivelano che il motivo di tale rottura potrebbe avere a che fare con Cancelletto Belen Rodriguez, la showgirl argentina ex fidanzata storica di Fabrizio Corona. Le gossip news, infatti, rivelano che in questi ultimi giorni Fabrizio e Belen sono stati avvistati insieme in un noto albergo milanese, dove pare che si sarebbero incontrati in gran segreto, all'insaputa dei loro rispettivi partner. Sia Silvia Provvedi che Andrea Iannone pare che non fossero a conoscenza di questo incontro milanese, che potrebbe aver scatenato l'ira della giovane cantante fidanzata di Corona, la quale pare che anche per questo motivo avrebbe fatto le valigie in fretta e furia. Intanto, però, Belen ha subito smentito il rumors di queste ore, ammettendo che non ci sarebbe stato nessun incontro segreto con Corona, aggiungendo che si è ritrovata in un noto ristorante milanese a parlare con un amico. Le storie d'amore possono finire, ma il bene no ha chiusato la showgirl argentina su Instagram.